Adolf Hitler è diventato cancelliere il 30 gennaio 1933. Per un normale politico ci sarebbero voluti anni di lotte e scontri per raggiungere un potere dittatoriale, ma Hitler non è un normale politico. Il suo obiettivo, come già dichiarato nel Mein Kampf, è il controllo totale della Germania, senza nessuno a cui rispondere. Hitler vuole uno stato autoritario, con un uomo forte al comando, che guidi il popolo, il Volk, verso la grandezza. Un Volk, un Reich, un Führer. L'occasione per una prima spallata al sistema repubblicano si presenta molto presto per Hitler e i suoi. Il 27 febbraio 1933, una settimana prima delle ennesime elezioni, il Reichstag, il Parlamento tedesco, va in fumo. Mentre il Reichstag brucia, la polizia trova sulla scena Marinus von der Lubbe, un comunista di origine olandese, descritto come un agitatore al limite dello squilibrio mentale. Nonostante numerosi dubbi rimangano ancora oggi sulla vicenda, von der Lubbe confessa di aver dato fuoco al Reichstag. Il pretesto è perfetto per iniziare una purga contro i comunisti. Hitler dichiara lo stato di emergenza, mentre i vertici del partito comunista tedesco vengono arrestati. Hindenburg, nel frattempo, firma il cosiddetto decreto dell'incendio del Reichstag. Buona parte delle libertà civili vengono sospese. Il partito comunista tedesco diventa di fatto fuorilegge. Vengono limitate le libertà di stampa e di riunione, mentre von der Lubbe sarebbe stato condannato alla pena di morte, appena reintrodotta grazie a questo decreto. Le elezioni, in ogni caso, non vengono rimandate. Il 5 marzo 1933 Hitler ottiene il 44% dei voti che, uniti ai partiti di destra, portano ad una salda base parlamentare. Il Parlamento si riunisce nel Teatro Kroll, un ex teatro di Berlino, futuro simbolo del nazionalsocialismo. Il Reichstag sarebbe rimasto inagibile e quasi inutilizzato per i futuri 10 anni. Nonostante i nazionalsocialisti non avessero raggiunto il 50%, i tempi sono maturi per un attacco senza precedenti al Parlamento. Il 24 marzo 1933 Hitler passa il decreto dei pieni poteri. Il Partito Nazionalsocialista, aiutato dalla destra e a sorpresa dal centro cattolico, sconfigge l'opposizione dell'SPD e del KPD. I socialisti votano contro, ma per i comunisti la storia è diversa. Persa buona parte della classe dirigente dopo l'incendio del Reichstag, questi non sono presenti in aula durante il voto. Il voto passa ampiamente. Vengono dati al governo i pieni poteri, compreso quello di fare leggi e di modificare la Costituzione. Arriva la resa dei conti. Nell'estate del 1933, colpevole di aver votato contro il decreto, il Partito Socialdemocratico viene sciolto. Subito prima era stata soppressa la Confederazione dei Sindacati Liberi, legata al partito. Ma neanche gli alleati di Hitler si salvano dalla tempesta autoritaria. Il Partito Tedesco Nazionale e il Centro Cattolico si sciolgono sotto pressione proprio dei nazisti. A luglio Hitler emana una legge in cui si proclama il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori come l'unica forza politica consentita in Germania. Infine, a novembre del 1933, 15 anni ed un giorno dall'armistizio di Compiègne, viene chiesto al popolo di votare un'altra volta. Questo voto vede solo due possibilità, votare ja, sì, o nein, no, per il Partito Nazionalsocialista. Il voto è palese e assume presto il carattere di un plebiscito con il 96% di affluenza. Il Partito Nazionalsocialista prende il 92.11% dei consensi e tutti e 661 seggi del Parlamento. Adolf Hitler ha realizzato a tempo di record il passaggio da una repubblica parlamentare a uno stato monopartitico, ma ci sono ancora un paio di problemi da superare. L'ala estremista del partito, rappresentata dalle SA di Rom, invoca una completa rivoluzione per smantellare del tutto la Repubblica di Weimar. Non a caso sono le SA a circondare il Teatro Kroll durante il voto per il decreto dei pieni poteri. Dall'altro lato abbiamo la vecchia destra, rappresentata dal presidente Hindenburg e dalle forze armate, che chiede invece di fermare questi estremismi e di rispettare il potere politico della Reichswehr, l'esercito della Repubblica. Hitler aveva iniziato a temere l'SA per la loro autonomia e per la forza politica del loro capo, Röhm. Così il 4 aprile 1925 aveva fondato le Schutzstaffel, squadre di difesa, meglio note come SS. Heinrich Himmler aveva preso la direzione di questa organizzazione paramilitare sotto il motto «Meine Ehre heißt Treue», «Il mio onore si chiama fedeltà». Non a caso le SS, a differenza delle SA, sono da subito reputate come incrollabili fedeli di Hitler. Röhm, a differenza di Himmler, ha un'influenza troppo grande, un'indipendenza troppo marcata. Hitler, dopo un periodo di valutazione, decide che bisogna eliminarlo. Nella notte del 30 giugno 1934, i reparti delle SS irrompono nei centri di comando delle SA, arrestando e giustiziando buona parte dell'alto comando delle camicie brune. Röhm muore con tutto lo stato maggiore delle SA.
Conclusa l'epurazione, la testa di Rom viene presentata alle forze armate per dimostrare di rispettare l'esercito e le sue istituzioni. A questo punto nessuna forza politico-militare è interessata a fermare Hitler quando Hindenburg cade malato. Il vecchio presidente ha tenuto la situazione sotto controllo finché ha potuto. Con la morte di Hindenburg il 2 agosto 1934, Adolf Hitler, tramite una legge appositamente emanata ed un referendum, unisce le due più alte cariche dello Stato, il cancelliere e il presidente. Ora tutto il potere politico in Germania è in mano ad un solo uomo. Questo significa anche imporre l'obbligo per tutti gli ufficiali di prestare giuramento di fedeltà a Hitler, portando di fatto la fine dell'indipendenza politica delle forze armate, che tanto era stata difesa, durante la Repubblica di Weimar. Si avvera così il principio del capo, che Hitler citava nel Mein Kampf. Al congresso del Partito Nazionalsocialista a Norimberga, il 4 settembre 1934, Adolf Hitler si proclama Führer della Germania. Una Germania che si toglie anche il logorante peso della sconfitta. La Repubblica di Weimar cessa di esistere. Nasce dalle sue ceneri il Terzo Reich, il Terzo Impero. Erede spirituale dell'Impero medievale e del Secondo Reich guglielmino, il Terzo Reich è impersonificato dal suo Führer, Adolf Hitler. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Questa è la scritta che campeggia sui poster del regime. Un popolo, un impero, una guida. Il Partito Nazionalsocialista diventa l'unica grande associazione di massa della Germania, a cui tutte le altre sono collegate e da cui derivano. Il Fronte del Lavoro diventa l'unico sindacato del Terzo Reich. La Hitlerjugend, la gioventù hitleriana fondata nel 1926, diventa la più grande organizzazione giovanile della Germania. Il compito di queste associazioni è trasformare i cittadini in un unico gruppo compatto e disciplinato, una comunità di popolo. Da questa comunità devono essere estirpati gli elementi antinazionali, i non ariani, i cittadini stranieri e specialmente gli ebrei. Gli ebrei tedeschi sono in quel momento una piccola minoranza di circa 500.000 di abitanti, su una popolazione totale di 60 milioni. Tra l'altro, per lo più, sono localizzati nelle grandi città. Nonostante il numero esiguo, molti ebrei occupano ruoli di prestigio all'interno della società tedesca, come medici e avvocati, o ruoli di potere all'interno del settore industriale e finanziario. La propaganda nazista, sfruttando l'antico antisemitismo delle masse, ha gioco facile nell'instillare l'idea che questa piccola comunità ebraica agisca in realtà come una setta, contro gli interessi della Germania, e per questo vada contrastata. La discriminazione viene sancita ufficialmente il 15 settembre 1935, nelle leggi di Norimberga. Gli ebrei perdono la parità dei diritti e vengono proibiti i matrimoni tra ebrei e non ebrei. Alla discriminazione legale segue anche un clima di odio che spinge circa 200.000 ebrei tra il 1933 e il 1939 ad abbandonare la Germania. La persecuzione antisemita sarebbe aumentata a partire dal novembre 1938, quando un diplomatico tedesco è ucciso da un ebreo a Parigi. Il pretesto è valido per organizzare spedizioni punitive in tutta la Germania. Tra il 9 e il 10 novembre 1938 la violenza sarebbe esplosa nei confronti della comunità ebraica. Sinagoghe, negozi e case vengono distrutti. È la Kristallnacht, la notte dei cristalli. Nelle leggi di Norimberga del 35 arriva anche, aggiunta ai margini, la legge sulla bandiera della Germania. La svastica diventa ufficialmente il simbolo del Terzo Reich. All'ombra della svastica si crea una nuova società, il Reich nato dalle rovine di Weimar. Uno stato autoritario e militarista, con un'ambizione grande quanto quella del suo Führer. Come avrebbe dichiarato Hitler al Time durante un'intervista nel giugno del 1934, a rischio di dire assurdità, vi dico che il movimento nazionalsocialista andrà avanti per 1000 anni. Non dimenticate che 15 anni fa la gente rideva di me quando dichiaravo che un giorno avrei governato la Germania. Ora ridono, altrettanto scioccamente, quando dichiaro che resterò al potere.